Vittorio Sgarbi, ospite a Palermo dell'Associazione Studentesca Foro di Giurisprudenza. Il noto critico d'arte opinionista ha incontrato gli studenti e risposto alle loro domande, molte delle quali relative proprio alla Sicilia e ai suoi miti che Sgarbi conosce bene, essendo stato sindaco di Salemi dal 2008 al 2012. A margine dell'incontro Sgarbi ha visitato il Collegio dei Padri Teatini che ospita le lezioni del corso di studi in giurisprudenza, tra cui anche la storica cappella di San Giuseppe dei Falegnami, di importante rilievo artistico. Il tesoro di Talarico è un tesoro inesistente. Si tratta di un sogno e di un'invenzione letteraria che non ha una consistenza reale, per cui l'idea che ci sia una equipe di studiosi che si muovono in quella direzione dà il senso di un'applicazione alla realtà di quello che invece pertiene al mondo dei sogni. Quindi la sua forza evocativa è non trovarlo, è come Atlantide, cioè se tu pensi di trovare una cosa che forse c'è stata ma che non esiste nella sostanza archeologica, trasformi il sogno in archeologia. È una cosa che può valere bene per un'opera di De Chirico. Gli archeologi di De Chirico sono delle immaginazioni che raccontano non la realtà dell'archeologia ma il sogno dell'archeologia. E io credo che sia bene che rimanga questa dimensione onirica, perché non lo troverà nessuno, quindi la spedizione andrà avanti, arriverà, e quando trovassero qualcosa non sarebbe quello il tesoro, ma sarebbe un altro tesoro, come quando si è scoperta l'America pensando di andare in India. Quindi non escludo che sia un tesoro a Cosenza, ma non è quello.